Seatole? Mascare, dismascare! Mascare? Ecco! C'è il sole! Si può studiare la storia in diversi modi. Uno dei più interessanti è entrare nella macchina del tempo. E nella macchina del tempo, noi, un mattino, siamo entrati in bicicletta. Il 27 febbraio del 1511, giovedì grasso, le strade di Udine furono teatro di una delle più sanguinose rivolte dell'Italia del Cinquecento. Struma, struma, torre, torre! È tutta colpa del volgo ignorante! Per 3 giorni e 3 notti, contadini e bande armate assaltarono e diedero alle fiamme i principali palazzi nobiliari, uccidendo brutalmente i più potenti signori feudatari della città e della patria del Friuli. Anche il Friuli ha 2 fazioni in lotta, come i più famosi Guelfi e Ghibellini. Qui si chiamano Strumirs e Zamberlans. Sono loro i veri protagonisti del crudele Giovedì Grasso, che i cronisti dell'epoca chiamarono crudele Giovedì Grasso. Dal 1508 era iniziata la guerra tra l'impero che guidava la Lega di Cambrai e la Repubblica di Venezia. Tutti contro la Serenissima. Il territorio friulano era diventato, per la sua posizione geografica, il teatro di guerra. Le bande mercenarie del Duca di Brunswick, le masnade di Cristoforo Frangipane, gli stradioti dei capitani veneziani, le cernide rurali di Girolamo e Antonio Savognan si rincorrevano per tutto il Friuli, con le relative conseguenze o effetti collaterali, come usano chiamarli oggi. Distruzione di raccolti, violenze sui civili, uccisioni e saccheggi nei paesi. Il potere politico di Venezia era rappresentato a Udine da un luogotenente che abitava nel castello. Ma il vero potere, quello economico, era nelle mani delle grandi casate nobiliari friulane. Da una parte i feudatari o antichi castellani, guidati da Alvise della Torre e formati dalle famiglie nobili dei Toriani, Colloredo, Caporiacco, Strassoldo, Spilimbergo, Valvasone, veri e propri clan familiari, grandi proprietari terrieri con castelli in Friuli e palazzi a Udine. Tutti insieme alleati nel partito degli Strumirs, che controllava il Parlamento della Patria, principale organo legislativo dopo Venezia. Struma, struma, torre, torre! Dall'altra parte, il partito dei Zamberlans, guidato dalla famiglia dei Savognan, la più potente del Friuli, l'unica iscritta alla nobiltà veneziana, appoggiava mercanti e borghesia locale e difendeva le comunità rurali dei paesi contro le imposizioni dei signori castellani. Savognan! Savognan! Marco! Marco! La famiglia dei Savognan aveva proprietà e feudi in tutto il Friuli e controllava l'importante arengo o consiglio della città di Udine. Inoltre Venezia aveva nominato Antonio Savognan comandante in campo delle Cernide, le milizie rurali. Ma il motivo principale dello scatenarsi di tanta violenza da parte dei contadini fu soprattutto la privatizzazione delle comugne,
imposte dai nobili. Oggi la chiamerebbero una protesta contro la privatizzazione di un bene pubblico. L'acqua è di tutti, il bosco è di tutti, il prato è di tutti. Le comugne erano quei terreni di antico uso collettivo, di nessuno ma di tutti, e rappresentavano la fonte più sicura di reddito per quei poveri mezzadri e fittavoli impoveriti e indebitati a causa di calamità naturali, scorrerie e distruzioni di turchi ed altri eserciti, saccheggi e ruberie di mercenari. Il 27 febbraio 1511 il carnevale è al culmine. È Giovedì Grasso e la città di Udine è affollata di gente giunta anche dai villaggi vicini. Insomma, una specie di baraonda da Friuli Doc. Una colonna di contadini delle Cernide era tornata da un'ispezione sulla presenza di soldati imperiali nei dintorni e si trovava proprio lì fuori, al di là delle mura di questa porta aquileia. Di probabile costruzione trecentesca, la porta aquileia segnava verso sud il limite della città. Secondo la cronaca dell'epoca, Antonio Savorgnan varcò all'alba del Giovedì Grasso proprio questa porta, con 1500 contadini e popolani armati, per affrontare gli imperiali di Massimiliano, che secondo alcune voci minacciavano la città. Ma di imperiali non si trovò traccia. Era una falsa notizia diffusa, forse a proposito, per creare tensione. I contadini della milizia si unirono alla popolazione che preparava la grande festa del carnevale. Tensione, rabbia, eccitazione stavano crescendo in un pericolosissimo miscuglio. Ed eccoci nel quartiere generale dei Savorgnan, lungo questa via, che oggi si chiama Via Savorgnana, c'erano numerosi palazzi di proprietà della nobile famiglia e proprio qui, dietro la chiesa di San Francesco, in questa piazza oggi chiamata Venerio, ma in passato Place de Rovine, qui sorgeva il palazzo di Antonio Savorgnan, raso al suolo nel 1549, come pena per i crimini commessi durante la faida nobiliare che seguì la rivolta. Queste pietre del nuovo pavimento della piazza ne segnano il perimetro. In questa via si festeggiava con simboli, colori ed emblemi del casato il comandante delle Cernide. L'acclamazione era «Savorgnan! Savorgnan! Marco! Marco!» Erano le grida che si udivano in ogni strada, si udivano in ogni cortile. Ma accadde l'imprevisto, una rivalità. Uno scambio di insulti, insomma uno scontro tra tifoserie avversarie. Infatti, poche decine di metri dalla Place de Rovine, quasi adiacente, c'era il palazzo dei Della Torre, a capo della fazione dei Strumir. Struma, struma! Torre, torre! Ecco, siamo nell'area ora elevata di Piazza 20 Settembre. Qui, al posto dell'attuale mercato, sorgeva il Palazzo dei Toriani. In questa via ci fu un primo scontro tra le due fazioni e da qui ebbe inizio il finimondo per ben 3 giorni e 3 notti. Gli uomini dei Savorgnan riuscirono subito a sottrarre 2 mortali dalla Santa Barbara del castello, li piazzarono qui e a suon di cannonate abbatterono l'ingresso, saccheggiarono e bruciarono il Palazzo dei Toriani. Inebriati dal vino, eccitati dalla festa, spinti da una sete di vendetta per i soprusi patiti, i contadini entrati in città diedero la caccia ai Strumirs, assaltarono, saccheggiarono e bruciarono oltre 20 palazzi dei nobili udinesi. Alcuni furono catturati e selvaggiamente uccisi, come Luigi e Isidoro della Torre, Ascanio Sbraiavacca, Vincenzo Pozzo e Soldoniero Soldoniero. Chi non aveva niente da temere perché povero, uscì subito dai tuguri in cui abitava, o per vedere, o per partecipare, o per rubacchiare quel che poteva. A quando un'altra occasione simile? Ed eccoci a mezza strada, in piazzetta. Laggiù il Palazzo Toriani e da quest'altra parte il Palazzo di Antonio Savorgnan. Eccolo il Pozzo di San Giovanni. Guardatelo bene. Qui dentro furono scaraventati i primi Strumirs, barbaramente uccisi e mutilati dalla ferocia della rivolta. Qui, in questa piazza,
venne decapitato al viso della torre. I suoi resti vennero lasciati accanto a questo pozzo, in cibo per gli animali randagi. Nessuno per 3 giorni osò per paura un gesto di pietà. Per 3 giorni e 3 notti i contadini in rivolta furono padroni della città, con saccheggi, incendi, vendette, devastazioni. Ma finalmente il luogotenente ordinò l'intervento della guarnigione militare stanziata a Gradisca. Accorsero un centinaio di balestrieri, guidati da Teodoro del Borgo, che sedarono la sommossa e riuscirono a riprendere il controllo dell'ordine pubblico e a cacciare i rivoltosi più turboletti. Ma da Udine le fiamme e il vento della rivolta dilagarono in tutto il Friuli. La notizia uscì dalla città e corse per le campagne. Organizzati in vere bande guerrigliere, i contadini espugnano, saccheggiano e incendiano i castelli di Arcano, Brazzacco, Caporiacco, Cerneu, Colloredo di Montalbano, Fagagna, Madrisio, Moruzzo, Porpetto, Prampero, San Daniele, Spilimbergo, Susans, Tarcento, Varmo, Villalta, Valvasone e Zoppola. Oltre ai palazzi nobiliari di Gemona, Tricesimo, Tolmezzo e Venzone. Siamo nel castello edificato dai signori di Villalta, sulle rovine di un antico castelliere e di un fortilizio romano. Fu spesso teatro di aspri combattimenti, sia per la sua posizione strategica che per la turbolenza dei suoi feudatari. Nel 500 era di proprietà dei Della Torre, che lo avevano ampliato con un'intera nuova ala a ridosso dell'antico mastio. Da lassù si potevano scorgere, nei giorni della rivolta, i fuochi dei castelli di Fagagna e di Moruzzo, già incendiati. E qui i contadini in rivolta riuscirono ad entrare per questa porta, saccheggiando e incendiando tutto. Della Torre o Villalta? Della Torre. Affresco del palazzo dipinto. Passato il tagliamento, l'onda della rivolta dei contadini investì anche questo castello, con scene di saccheggio, violenza e incendi. Gli Spilimbergo o Spengenberg giunsero in Friuli attorno al secolo XII. La famiglia divenne in breve una delle più potenti del patriarcato. Il castello ebbe una vita tormentata e fu spesso coinvolto in sanguinosi assedi. Nel 1453 una folla di 500 contadini armati, al suono delle campane, circondarono il castello, intenzionati ad assaltarlo e a uccidere i nobili consorti. Nel 1482 un gruppo di rivoltosi si riunì dentro il Duomo per organizzare un attentato ai nobili feudatari,
Scoperti, furono circondati, ma riuscirono a suonare le campane a martello. Subito accorsero popolani e contadini infuriati e armati, che diedero addosso ai nobili e ai loro sbirri, mettendoli in fuga. Siamo sulle terre aride, dette Magredi, del Cellina e del Tagliamento. E qui si scrive la fine della rivolta. Su questi greti, il 5 marzo, vengono sorprese due lunghe colonne di contadini che si dirigevano verso i castelli di Zoppola e di Codroipo. I veneziani li fecero letteralmente a pezzi. Viene finalmente ristabilita la calma. Il governo della Serenissima aveva inviato in Friuli Andrea Loredan, uno dei capi del Consiglio dei Dieci, con ampi poteri, e aveva mobilitato le truppe al comando di Teodoro del Borgo. L'8 marzo Loredan comunica a Venezia che i tumulti erano stati ben sedati da ogni banda. Ma Antonio Savornian non si ritiene al sicuro dalle vendette d'onore dei clan avversari. Passa al nemico come consigliere militare e fugge in Austria a Villacco. Il 13 settembre 1511 il Senato veneziano gli inflisse il bando perpetuo, la confisca dei beni e decretò un premio di 5.000 ducati per chi lo avesse ucciso. Il 12 marzo dell'anno seguente Antonio Savornian fu raggiunto a Villacco da Giovanni Enrico da Spilimbergo. Con lui erano Girolamo di Colloredo, Giovanni di Zoppola e altri loro famigli. Si appostarono e lo sorpresero all'uscita del Duomo e... Minatogli una botta mortale sulla testa con una pistolessa de mano del magnanimo conte Zuane de Spilimbergo, per la qual botta gli cadette parte delle cervella intera, le quali subito fur mangiate un cane. Ma la vendetta non si esaurì, anzi ebbe inizio una lunga catena di ritorsioni, di uccisioni, di duelli che si trascinò dal 1511 fino al 1568. Gli altri responsabili furono condannati al bando perpetuo. Ma la vera fine della rivolta per i contadini venne dal tremendo terremoto che devastò il Friuli il 26 marzo 1511 e dalla terribile pestilenza che provocarono oltre 10.000 morti nella sola città di Udine. E così lutti e distruzioni furono interpretati come l'intervento della provvidenziale e inflessibile punizione divina che il cronista Giovanni Battista di Cernieu ritiene essere stata veramente giusta la divina ira e del patrizio sangue vendicatrice. Tre giorni prima del terremoto, volte a Udine per una visione soprannaturale. Sul campanile della chiesa di San Francesco erano apparsi due angeli con in mano spade fiammeggianti. Una visione profetica che nelle prediche e nella fantasia collettiva divenne il segno della vendetta divina per l'espiazione degli enormi delitti commessi nel corso della rivolta. Mai come quei primi decenni del Cinquecento, a dire dei cronisti, la patria del Friuli venne percossa e desolata da cinque flagelli, tutti insieme. Guerra, sedizione, terremoto, pestilenza, carestia. E con questa paura, per secoli, la gente dei paesi continua a pregare nelle rogazioni, con le litanie dei santi. Ab ira et odio, a peste, fame et bello, a flagello terremotus, libera nos Domine.